ventunesima edizione di Vinitaly per 4 giorni, per una capitale mondiale del vino. Sì, per più di 4 giorni, perché in realtà gli eventi sono cominciati anche prima, coinvolgono Verona, coinvolgono Pardolino, coinvolgono la Valpolicella, tutto il territorio, con eventi in fiera dedicati soprattutto ai bar e agli operatori, perché l'80% delle presenze ormai è fatto veramente sugli operatori all'interno della fiera, mentre invece il wine lover che è venuto a Verona a godersi la città e anche appunto del buon vino lo fa in città. Lo fa in città, con una città dedicata, con eventi tutti i giorni, tutto il giorno, nelle più belle location di Verona. E quindi veramente vuol dire che Verona ha abbracciato e capisce anche l'importanza economica strategica per noi tutti di questa fiera. Un'ultima cosa, lei accennava prima anche la divisione dei visitatori tra la città e la fiera, ma sempre di più c'è un rapporto stretto tra Verona Fiere e il Comune di Verona e la città per fare un gioco di squadra. Beh, questo è un quartiere che si è trasformato crescendo anche intorno alla fiera e a cos'è la fiera, perché adesso la fiera ha acquistato le gallerie mercatali qua davanti e le autà di birra a esposizione permanente di tutto il territorio. Si insedierà Farinetti nella splendida ex ghiacciaia agli ex magazzini generali. Arriverà il Filobus che servirà questa zona, è già partito l'appalto per il pubblicante, è consegnato l'appalto per il parcheggio scambiatore a Verona Sud, quindi questa zona verrà trasformata considerando anche l'esigenza della fiera, tant'è che è stato inaugurato il sottopasso e il collegamento diretto col fronte sud della stazione, in modo tale che si arrivi in fiera anche direttamente in bici a piedi alla stazione. Vado io allora, 50 più 1 per questo Vinitaly che si guarda all'internazionale, quella cosa. Ma direi che è ancora un Veneto che è il primo produttore nazionale e quarto esportatore mondiale con 2 miliardi di fatturato. E il vigneto Veneto vale 86.000 ettari, 22.000 addetti e 30.000 aziende agricole. Siamo ancora ai numeri uno, continuiamo il nostro percorso verso non solo la quantità, la qualità e sicuramente la certificazione ambientale dei vigneti. Voi chiedete da tempo di togliere la burocrazia a questo settore, come sta andando avanti questo cammino? La burocrazia è uno dei problemi, no? Il famoso libro di campagna e gli adempimenti, una settantina di adempimenti per arrivare al bicchiere di vino. Però c'è anche da dire che oggi la vera sfida è quella ambientale, quella di certificare il prodotto e in generale il vigneto. Voglio anche riconoscere che c'è una bella esperienza che è quella del Prosecco, che ha deciso di eliminare ben 3 prodotti, il glifosato, il folpet e il mancozeb, che sono 3 prodotti che comunque sono inquinati. L'Europa si prepara a semplificare, in più a finanziare anche la ripresa della nostra economia. Ma l'Europa dovrebbe investire sugli agricoltori, i produttori veri, non sui finanzieri. Dovrebbe pensare all'agricoltura, quella che si occupa dei problemi dell'ultimo miglio, dell'agricoltura che rispetta l'ambiente, dell'agricoltura non delle multinazionali, dell'agricoltura che dice no agli OGM. Questa è l'Europa che vogliamo. Vinitaly, Verona, una delle eccellenze dell'economia italiana, tra l'altro, eccellenze che stanno anche in alto, importanti accordi che vengono firmati, una via che si apre, la via della Silla d'Oriente, per il vino italiano. Sì, Made in Italy che va difeso e tutelato, nonostante l'Europa, il falso Made in Italy ci costa 60 miliardi di mancate esportazioni ogni anno e l'Europa ci impedisce di difendere Made in Italy con etichettatura obbligatoria, con dazi e protezioni dei nostri prodotti, quindi figuratevi quanto potrebbe correre e competere il nostro vino e il nostro agroalimentare se fosse protetto e sostenuto. Detto questo, vengo a portare il mio omaggio a imprenditori che hanno assistito a tutti e tutti che sono il nostro orgoglio. Secondo lei che significato ha questo per Verona e per i vini? Che l'Italia è leader in Europa e nel mondo, che Verona è la sede di questa leadership e quindi onore al Vinitaly, 51esimo mi pare edizione o quello che è stato detto ieri, la prima dei prossimi 50 anni. Quindi grande soddisfazione per la mia regione, per il Veneto, grande soddisfazione per l'Italia, grande soddisfazione per l'Europa, perché ormai la competizione è competizione globale.
non conta Verona, non conta l'Italia, non conta neanche l'Europa, conta il mondo. E quindi noi siamo una finestra nel mondo, e quindi da veneziano, veneto, italiano, europeo dico viva il Vin Italy, viva il Vin Italy. Un accordo importante che dà rilancio alla nostra agricoltura, quest'oggi siamo qui a inaugurare Vin Italy. Sì, è importantissimo che abbiamo aperto questi giorni straordinari di Vin Italy con la firma importante di un accordo con la Commissione Europea, la Banca Europea degli Investimenti, parliamo di 500 milioni di euro europei a sostegno della piccola e media impresa agricola italiana. 8 regioni che firmano con noi questo patto, un lavoro che spinge il più possibile sugli investimenti, in particolare nel settore agricolo, è il modo migliore per celebrare questa occasione unica di Vin Italy in una città straordinaria come Verona. Una fiera che apre la Via della Seta, un'altra grande opportunità da Verona. Sì, certamente sì, l'orizzonte cinese, la prospettiva asiatica per noi è fondamentale, è un po' di tempo che lavoriamo su questo, ricordo proprio l'anno scorso qui a Vin Italy con il presidente Renzi, il fondatore di Alibaba, di uno dei più grandi, una delle più grandi piattaforme di vendita e-commerce del mondo, proprio cinese. Andiamo avanti lungo questa strada, percorriamo questa Via della Seta, facciamolo soprattutto oggi guardando in faccia anche alcune grandi preoccupazioni. Penso in particolare che il mondo del vino non possa non porsi il tema preoccupato di un ritorno al protezionismo da parte di alcuni. Dazi, barriere, dogane fanno male ai nostri piccoli e medi imprenditori, dobbiamo rendersene conto, credo che ce lo diranno in maniera molto chiara i piccoli produttori italiani.